Salve a tutti amici e benvenuti a questo video inguardabile con audio indecoroso che sto facendo con la videocamera vecchissima, quella che utilizzavo per i miei primissimi video. Il motivo per cui sto realizzando questo video è per farvi vedere ciò che succederà al Salsiccia Party, che hanno chiamato così Salsiccia Party, non è che mi sembra di dargli questo nome ridicolo, no è bellissimo il nome, dei Retro Players di Ciccio Gamer, Retro Players e Ciccio Gamer insieme. Mancano 2 ore, passerò le prossime 2 ore, anzi la prossima ora e mezza, a cercare di capire con Google Maps dove devo andare, perché state sicuri che mi perderò. Iniziamo questo fantastico viaggio. Ogni viaggio che si rispetti inizia sempre allo stesso modo, ovvero su una macchina completamente scassata. Meglio se è una 600. Alla fine ho rinunciato all'idea di andare con una macchina fino a questo punto, perché come potete vedere laggiù è l'inferno. È veramente l'inferno. Adesso siamo andando a capire cosa succederà. File chilometriche come al solito per i braccialetti. Tutti a rave. Tutti a rave andiamo. Dopo una fila chilometrica di qualche centinaio di persone, tanto che passa il grande Ciccio, come fatemi, solito, fatemi cercare. Dopo un centinaio di persone qui davanti, finalmente sono riuscito ad entrare, non avevo il biglietto, quindi mi imbucato. Ci troviamo all'entrata principale. La prima cosa che si nota è il marasma di persone ai tavolini del cibo, ovviamente. Il mio scopo era quello di incontrare i Retro Players e laggiù abbiamo un Retro Players, sempre meglio di niente. Abbiamo beccato Sansa. Ciao. Ecco Cracker che se la mangia. Alla grande. Come sempre. Io aspetto che si sfuggisca. Dai. Ma non te le va. Coca. Infiliamoci in questo marasma di persone. Tutto per un panino. Ovviamente Manu qua davanti al cibo. Per forza. Non poteva essere altrimenti. Non poteva. Ma quant'è che stai qua davanti? Tipo un'ora e mezza. Ho fatto voglio imparare io. Pensavo sono appena arrivato e sto messo come te. Uguale. Io ormai ho commissionato ad altri di prendere il panino perché non ce la facevo più. Ovviamente se gioca a FIFA c'è più gente che ai mondiali praticamente. Ma pure più tifo che ai mondiali. Non avviciniamoci va. Coca. Arrivati ormai a metà serata, abbiamo una parte del gruppo a mangiare, altra parte con Ciccio e l'altra parte si sta divertendo con FIFA. E dopo il salato c'è star dolce. Coca. Allora, ecco un'idea carina. Ad una certa ora X laggiù verrà scelto un numero tra quelli qua presenti. Chi viene sorteggiato si becca fantastici e mirabolanti premi. Insomma, chi viene scelto fa i big money. Coca. Ragazzi, arrivano i pacchi per l'estrazione. Ragazzi, la serata è purtroppo finita e è stato divertentissimo. Vi siete persi tipo un'ora e mezza di scene tra durante la consegna dei premi, in cui la gente non ha fatto altro che scalciare, urlare, fare battute razziste. Io non ho vinto niente. Ho incontrato per la prima volta qualcuno che mi ha chiesto una fotografia. Ero talmente imbarazzato che alla fine
fanno loro la foto, sono io che li ringrazio, però è stato bellissimo, è stato divertente, ho conosciuto un sacco di youtuber, sia che conoscevo, sia che non conoscevo, tutti simpaticissimi, gentilissimi, poracci, tutto, neanche hanno mangiato, tutto il tempo in piedi a fare fotografie, autografi e quant'altro. E niente, è stato un piacere, vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima. E ricordate, solidarietà, solidarietà per la freccia blu. 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 Solidarietà alla freccia blu, signori. Solidarietà. Solidarietà per la freccia blu. Solidarietà per la freccia blu. Sì, via. Solidarietà. Ok, grazie. Dai, dai. Lucky plastic. It's fantastic.